Ciao a tutte e a tutti, sono Simona, sono una maestra della scuola primaria, ne sono orgogliosa e sono un RSU. Come tanti di voi sapranno, il mese scorso nei comparti pubblici, in quelli della conoscenza, quindi scuola, università e ricerca, si sono svolte le elezioni dell'RSU. Elezioni che non si facevano dal 2006, perché un ministro del precedente governo, il signor Brunetta, aveva tentato con un provvedimento di impedirle, ma la CGIL su questa, come su altre partite, spesso anche da sola, ha tenuto duro. Ed eccoci qui a raccontarci dei grandi risultati avuti dal voto dell'RSU. Primo fra tutti uno, la straordinaria affluenza alle urne che si è registrata in tutti i posti di lavoro dei settori pubblici. Nelle scuole della nostra provincia ha votato infatti il 78% degli aventi diritto, con un aumento del 4,6% rispetto a quelle del 2006. Ma quali importanti messaggi ci trasmettono i lavoratori con la loro grande partecipazione al voto? I lavoratori hanno ben chiaro in testa l'importanza della democrazia nei luoghi di lavoro, sono consapevoli cioè del valore della partecipazione. Vogliono scegliere chi li rappresenta, vogliono affermare con forza il diritto e il ruolo della contrattazione. Vogliono cioè essere parte attiva nei luoghi di lavoro per il bene e la qualità della scuola e quindi del Paese. Con il sostegno alle liste della FLC, ricordiamo che in provincia di Cremona la FLC-CGIL è stata riconosciuta dai lavoratori il primo sindacato e oggi ha una rappresentanza che supera il 41%. Quindi dicevo, con il sostegno alle liste della FLC, i lavoratori hanno contribuito a dare al sindacato la forza di continuare a garantire sempre i diritti e il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso la contrattazione nazionale e decentrata. Diritti e rispetto della dignità che negli ultimi tempi vengono spesso calpestati in tutti i settori lavorativi, pubblici e privati. Non dimentichiamoci infatti che veniamo da lunghi anni in cui l'opera di distruzione della scuola pubblica è stata portata avanti con grande determinazione. La cultura e la scuola, insieme ai suoi lavoratori, sono state arrese. Si è tagliata l'istruzione e la ricerca, non si è investito in ciò che fa di ogni individuo un cittadino consapevole, responsabile e critico. In questo contesto di lesione di diritti e di dignità delle persone, si è cercato e si cerca ancora oggi di far passare l'idea, soprattutto in Lombardia, che alla maggior parte dei nostri ragazzi, futuri cittadini del nostro paese, non servono istruzione e formazione per trovare lavoro e che la scuola dello Stato è oggi solo attenta agli adempimenti formali che ha perso di vista l'apprendimento e la crescita degli studenti. Mi sto riferendo all'articolo 8 del DPR 146 della Regione Lombardia, che in materia di reclutamento degli insegnanti prevede che siano le scuole a poter scegliere i loro docenti attraverso un'assunzione a seguito di concorso di istituto e che le stesse scuole si adoperino per la costruzione di percorsi di istruzione in relazione alle esigenze lombarde. L'articolo 8, dal punto di vista formale, è incostituzionale e illegittimo. Nel nostro Paese sono vigenti norme e leggi nazionali che regolano la materia del reclutamento dei docenti e che prevedono un sistema di concorsi e di graduatorie permanenti. L'articolo 8 rappresenta anche una sciagurata scelta discriminante e offensiva della dignità e della professionalità dei docenti che per essere assunti dovranno condividere il progetto e il patto per lo sviluppo professionale della Regione. Insomma, una sorta di giuramento di fedeltà a Regione Lombardia. È chiara l'intenzione di costruire un sistema scolastico regionale, svincolato dal sistema nazionale di istruzione, in cui l'arbitrarietà dei sistemi di selezione determinerà da un lato la creazione di un corpo docente subordinato all'autorità del dirigente e non più libero di esprimersi negli organi collegiali e dall'altro favorirà il proliferare di scuole di nicchia ideologica, magari confessionali, che rappresentano la negazione del principio costituzionale della libertà di insegnamento, realizzabile solo in una scuola laica e pluralista, aperta al confronto, libero dalle opinioni. Noi al contrario siamo fermamente convinti che il sistema di istruzione debba essere unitario e nazionale, la scuola pubblica, rispettosa delle regole e delle leggi, soprattutto democratica nei suoi insegnamenti e nel suo funzionamento. Allora, per valorizzare la scuola pubblica, per uscire dalla crisi, non serve quanto prospettato nell'articolo 8,
Ricordiamo che oggi, intanto che noi siamo qui a Milano, si sta svolgendo una manifestazione nazionale della CGIL e della FLC per chiedere la cancellazione dell'articolo 8. Ciò che serve alla scuola è un investimento serio nel futuro del paese, dei suoi giovani e in coloro che questi giovani devono educare. Infine, ma no perché è meno importante, anzi, fatemi dire due parole sull'articolo 18. In questi ultimi tempi tanto si è detto in merito all'articolo 18 e il motivo che ritorna da più parti è che riguarda solo una parte dei lavoratori e che quindi per riformare le regole del sistema del lavoro e renderlo più equo è necessario toglierlo a tutti. Ma fatemi dire un'ovvietà. È forse togliendo un diritto a chi ce l'ha che si rende il sistema più giusto o forse il sistema si rende equo estendendo tali diritti anche a chi non ce li ha? E ancora, non bisogna essere degli esperti in economia per capire che non può esistere alcun legame tra rendere più facili i licenziamenti e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Paradossale è anche la discussione che si è aperta dalle improvvisate dichiarazioni di alcuni esponenti del governo sull'applicabilità delle nuove norme anche al lavoro pubblico. È stata detta novità. Le norme contenute nello statuto dei lavoratori valgono anche per tutti i lavoratori, quindi anche per quelli pubblici. Certo che è così, anche se queste norme sono affiancate da altre leggi che regolano la specificità del lavoro pubblico. Ma proviamo per un attimo a immaginare cosa accadrebbe, ad esempio, in molti uffici pubblici o nelle scuole, con una norma che consentirebbe all'amministrazione di licenziare i lavoratori per motivi economici, con scuole e università che versano in condizioni drammatiche per la scarsità di fondi, difficoltà a condurre l'ordinaria amministrazione, alunni che si portano a casa la carta igienica e tasse scolastiche e universitarie diventate insopportabili per le famiglie, sarebbero un'ecatombe. L'altro giorno il ministro Fornero, in un'intervista, ha detto che la riforma del mercato del lavoro è per i lavoratori e non contro, è per dare più chance ai giovani. Allora passi dalle parole ai fatti e lo dimostri, perché altrimenti non si capisce perché se un lavoratore viene licenziato per motivi economici e il giudice riscontri illegittimo tale licenziamento non possa reintegrarlo sul posto di lavoro. È una norma per o contro i lavoratori? E non si capisce nemmeno, come dicevo prima, perché non si debbano estendere tutele e diritti a tutti i lavoratori invece di togliere tali tutele e tali diritti a chi già li ha. Noi certo siamo consapevoli del pesante contesto economico e finanziario in cui il Paese si trova, ma non per questo siamo rassegnati e disposti a subire tutto. È necessario portare avanti fermamente la nostra protesta e lo dobbiamo fare come lavoratori, ma soprattutto come cittadini, appartenenti a uno Stato democratico fondato sul lavoro, anche per assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni. Concludo dicendo che se vogliamo ricostruire l'Italia dobbiamo ripartire dai luoghi di lavoro e dobbiamo tornare a investire sulla formazione dei cittadini di oggi e di quelli che lo saranno domani. Per fare questa operazione, tre sono le parole d'ordine: democrazia,